Prendiamo la linea da Venezia, dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online All News, ai microfoni Massimo Bonella. Saluto anche coloro che ci vedono in video tramite la televisione online, appunto, di Science Web Network.it. Dovete sapere che questa emittente di Treviso è sia radio che televisione, che risponde comunque al sito sciencewebnetwork.it. E all'interno trovate appunto tutti i vari canali radiofonici e televisivi. Detto questo, iniziamo subito con il nostro breve notiziario della domenica mattina. Abbiamo subito una notizia che ci giunge, possiamo dire, proprio pochissimi minuti fa, perché a Roma c'è stato un forte maltempo. La forte pioggia si è abbattuta sulla capitale durante la notte, causando numerose buche nelle strade e una cinquantina di incidenti stradali, lo ha riferito la centrale operativa della Polizia Municipale. Fortunatamente non si sono avuti feriti gravi, ma per uno degli incidenti è stata chiusa la tangenziale all'altezza di Via dei Monti Tiburtini. Crollata una parte di muraglione affacciato sulla strada nella zona di Porta San Pancrazio al Gianicolo. Ed ora veniamo con le altre notizie. Dall'estero, in primo piano nucleare. L'accordo sul nucleare iraniano è importante, va nella giusta direzione. Così il presidente francese Hollande ha commentato l'intesa raggiunta a Ginevra. È una tappa verso l'arresto del programma militare nucleare iraniano e per la normalizzazione delle nostre relazioni con Teheran. Ed ora veniamo all'Italia perché vi diamo resoconto di dichiarazioni gravissime di Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset. La magistratura, dice Silvio Berlusconi, è ormai un contropotere e la polizia giudiziaria è un esercito di fedelissimi orientati politicamente e in sintonia con le procure. Silvio Berlusconi, all'incontro con i giovani di Forza Italia, ha attaccato la corrente di magistratura democratica, pratica la via giudiziaria verso il socialismo contro il capitalismo borghese e lo fa attraverso un'interpretazione alternativa delle leggi. Le toghe, ha spiegato, si servono anche dei giornali. Il Corriere della Sera da sempre è l'organo ufficiale della Procura di Milano. L'avviso di garanzia nel 94 a Napoli mi fu comunicato attraverso il Corriere della Sera, ha precisato Silvio Berlusconi. Berlusconi, durante l'incontro con i giovani di Forza Italia al Palazzo dei Congressi di Roma, ha anche affermato di essere d'accordo con il senatore Dell'Utri quando afferma che Magrano, lo stagliere di Acre, considerato da Borsellino una delle teste di ponte di Cosa Nostra al nord, è un eroe. Era in carcere, si è ammalato e i magistrati gli dicevano: vuoi andare a casa? Allora raccontaci dei rapporti tra la mafia e Berlusconi, ha detto il leader di Forza Italia. E sulla compravendita di parlamentari, Silvio Berlusconi dice: De Gregorio è stato convinto dai PM ad accusarmi. In cambio hanno messo sotto al tappeto la sua bancarotta. Berlusconi, incontrando i giovani di Forza Italia al Palazzo dei Congressi, ha chiuso riferendosi al voto sulla decadenza e alla sentenza Mediaset. Nei prossimi giorni, prosegue Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa dimostrerò con le carte di non avere responsabilità. Il voto del 27 è un colpo di Stato per fare fuori il leader del centrodestra, ma sfidiamo apertamente questa sinistra che non ha mai rinnegato la sua ideologia più criminale del mondo e reagiremo. Infine, Napolitano, mi dia la grazia senza richiesta perché ho la dignità, di non chiederla. Non abbia esitazione e cancelli l'ignominia di affidarmi ai servizi sociali. Dunque, queste sono state le dichiarazioni gravissime di Silvio Berlusconi. Ed ora giriamo pagina. Rimaniamo sempre in Italia, ma per parlare del maltempo. Sardegna. Il nuovo commissario delegato della Protezione Civile della Sardegna ha emesso la prima ordinanza sugli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza alluvione. Previsti contributi mensili alle famiglie, 200 euro a persona, ricognizione dei fabbisogni del patrimonio pubblico e privato, delle attività economiche e produttive. Commissario delegato, centri di coordinamento, soccorso e sindaci possono, fra l'altro, occupare e requisire beni mobili e immobili e stipulare convenzioni con strutture pubbliche e private per fini alloggiativi.
Genova. I mezzi pubblici sono tornati a circolare dopo che l'Assemblea dei lavoratori di AMT ha approvato a maggioranza la bozza di accordo che chiude la vertenza sull'azienda di trasporto pubblico cittadino e 5 giorni di sciopero. L'accordo stabilisce che AMT resterà pubblica. Positivo sul giudizio espresso dal sindaco Doria sull'intesa. A chiedere il voto favorevole sono state le organizzazioni sindacali che la notte scorsa hanno portato a termine la trattativa. All'uscita momenti di tensione fra i lavoratori che volevano respingere la bozza di accordo. Intanto al presidente di AMT è arrivata una busta con minacce e un proiettile. Clima. Raggiunto in extremis un accordo sul clima a Varsavia, il testo getta le basi per l'appuntamento del 2015 a Parigi. Albania. Evasi dal carcere di Drenova, 7 condannati all'ergastolo per omicidio. La polizia afferma che sono armati e pericolosi. Dunque, prima di chiudere diamo un'occhiata anche alla testata giornalistica online pianetaoggitv.net, televisione online. Dunque vi segnaliamo, a parte il richiamo ai nostri appuntamenti informativi della giornata in collegamento con sciencewebnetwork.it, poi potete leggere uno speciale anniversario dell'uccisione di John Kennedy. C'è anche un'intervista molto importante al giornalista Gianni Bisiak, intervista che è stata curata da Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista testata giornalistica Antimafia 2000, che risponde al sito antimafia2000.com. Poi ancora stiamo seguendo il processo per quanto riguarda la trattativa Stato-Mafia. Vi segnalo questo editoriale di Giorgio Bongiovanni e Darwin Pettinari. Giuffrè racconta la trattativa, Riina venduto, Provenzano protetto. Vediamo se ci sono altre notizie dell'ultima ora. No, non abbiamo più nessun'altra notizia. Ecco, in chiusura vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 18 ci sarà una trasmissione speciale di Pineta Oggi Reporter in onda in versione radiofonica, perché infatti saremo in diretta dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda. Dunque ricordo ancora, a partire dalle ore 18, purtroppo per motivi tecnici che all'improvviso ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il canale online di Radio Fontana Fredda, non possiamo praticamente andare in nazionale. Allora io do questo avviso a tutti coloro che ci seguono, che so che sono tanti, dal Friuli di Venezia Giulia, in modo particolare da Pordenone, la provincia di Pordenone, che questo pomeriggio quindi potete ascoltare la trasmissione sintonizzandovi sulle frequenze in FM stereo degli 88.8 e 93.8. Abbiamo ospite d'eccezione Giorgio Bongiovanni, appunto, come dicevo prima, ve lo ricordo, è direttore della testata giornalistica online antimafia2000.com. Si parlerà di parecchie cose, non solamente di antimafia. Dunque, appuntamento questa sera a partire dalle ore 18 dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda. Nel frattempo io mi congedo da voi, termina qui queste notizie, le prime notizie del mattino, notiziario Pianeta Oggi News in collaborazione con Sesso Web Network della domenica mattina. Restituisco dunque la linea a Treviso per il proseguo delle programmazioni musicali e televisive. Noi ci sentiamo nelle repliche. Una buona giornata da Massimo Bonello.